buonasera a tutti. È il numero 10 di Pietro, quindi faremo un brindisi tutti assieme, perché se la gioia è condivisa sicuramente si centuplica. Ora passo la parola a Simone Valente, che vi spiegherà meglio la serata. Grazie. Io ero capace di fare gruppo, qualcuno qua mi conosce. Prima di avere questi ruoli importanti lavoravo in Goldman Sachs. Romano Prodi, che è stato per due volte Presidente del Consiglio e Presidente della Commissione Europea, aveva una consulenza in Goldman Sachs. Vi potrei fare decine e decine di esempi del genere: Amato, Gianni Letta, tantissime persone che o provengono dalle banche d'affari o successivamente sono finite nelle banche d'affari dopo gli incarichi politici. Questo proprio a dimostrazione del fatto di quanto il capitalismo finanziario sia probabilmente il punto numero uno di questa Unione Europea. Chiaramente lo vogliamo riformare. Il Consigliere ha assolutamente ragione, Alessandro, no? Ha perfettamente ragione. Il Movimento 5 Stelle non ha mai avuto la posizione di uscire dall'Unione Europea. Vogliamo far rispettare certi nostri diritti e far rispettare le prerogative e la sovranità del popolo italiano. Abbiamo presentato in Parlamento, prima firma Daniele Pesco e Alessio Villarosa, due miei colleghi, una riforma della governance di Banca d'Italia, proprio che non ha vigilato, che prevede l'abolizione di quelle che vengono chiamate porte girevoli, appunto la possibilità da parte dei dirigenti di uscire fuori magari dalla Banca d'Italia e finire nelle banche d'affari. La stessa cosa dovrebbe essere poi, fa sempre parte di quella legge sul conflitto di interessi, se ci pensate, perché è tutto conflitto di interessi, dovrebbe essere impedito a determinati uomini politici, che magari sono direttori generali, diciamo ministri dell'economia, che poi, finito il loro mandato, finiscono nel banche d'affari che magari hanno favorito attraverso la loro attività legislativa di governo. Queste sono proposte del Movimento 5 Stelle, ha depositato, che i padri costituenti hanno scritto per modificare la Costituzione. Quello che non vogliamo inserire è l'obbligo di discussioni delle leggi di iniziativa popolare in Parlamento, che significa 50.000 cittadini raccolgono le firme per una legge, questa legge i politici sono obbligati a discuterla e a votarla all'interno delle Camere. Poi possono pure votare contro, ma sono obbligati a discutere. Due, vogliamo inserire, come diceva il Signore, il referendum propositivo senza quorum. Si parla tanto di astensionismo, no? Tante persone non vanno al voto, sono sfiduciate. Io ho varie teorie, io credo che anche tante persone abbiano paura di cambiare, e quando dicono sono tutti uguali, io non so quale Gasparri, quando dicono sono tutti uguali, è una scusa, una sorta di alibi che si danno per non prendere in mano le proprie vite e non decidere chiaramente anche di rischiare e di cambiare. Ciò nonostante, io vedo che è in crisi il sistema della democrazia rappresentativa, che non rappresenta più nessuno. Quando i cittadini vanno al voto, quando per esempio si può decidere attraverso un referendum, come si è visto il 4 dicembre. Quando invece il cittadino non può scegliere i propri rappresentanti e vede che vota il 60% no al referendum e fanno lo stesso governo subito dopo tale e quale, copia e incolla, magari viene sfiduciato. Secondo noi, anche per contrastare l'astensionismo e la sfiducia che ci viene nei confronti della politica, è un'attività meravigliosa, guardate che bello stasera, occorre inserire il referendum propositivo senza quorum, ovvero il cittadino deve avere il diritto anche di proporre una determinata legge che deve essere votata, qualora si raggiungono un tot di firme necessarie, scusate, abbiamo fatto tante tappe, e questo referendum deve essere svolto senza quorum, chi va al voto decide. Altra cosa che noi vogliamo fare, vogliamo abolire l'immunità parlamentare. Attenzione, non è l'insindacabilità delle opinioni, secondo me è anche una logica che il parlamentare possa esprimere, dato che rappresenta il popolo italiano, determinate opinioni anche dure. Io mi sono beccato tantissime querele perché faccio denuncia alle banche d'affari, criminalità organizzata, la partitocrazia, quindi qualche potente, questi hanno fior di avvocati, e mi fanno querela. Io pure querelo, ho querelato Berlusconi perché ha detto che non sono laureato, mi ha chiesto 100.000 euro, però vedremo se... Però, noi dobbiamo dire l'immunità parlamentare, sappiate che l'immunità parlamentare significa